Guarda, è inutile, Marco, che tu mi tiri i volumi su prima che ci inizi lo stacchetto della sigla, perché sai, lo fa apposta. La stanza color caramello qui ha veramente iniziato a creare scompiglio. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Ovviamente se siete connessi sulle frequenze di RV1 è perché volete e desiderate ascoltare Gay Day 2, il programma friendly LGBT, ovviamente di RV1. E io sono da solo questa sera, il nostro Boncri è a Ibiza, ma lo sentiremo. E così se oggi pomeriggio si è fatto una foto con un'espressione così felice perché ci chiamerà proprio dall'isola della perdizione. Gli ho anche sentito prima, mi ha detto che insomma non sta battendo proprio chiodo e quindi forse questo è il motivo per cui ci chiama, perché non ha nient'altro da fare. Ma ricordiamo quali sono i modi per mettersi in contatto con noi, perché Gay Day 2 è ovviamente un programma interattivo, e visto che io sono da solo vorrei che voi interagiste molto di più con me, perché se no insomma io mi sento solo senza questa grossa presenza massiccia che si trova ogni martedì alle 21 qui al mio fianco. Meno male che non mi ascolta. Allora, www.facebook.com/radiogaydei2 è la nostra pagina Facebook, su cui dovete scrivere, commentare, mandarci a quel paese, oppure pubblicare le vostre foto a torso nudo, ovviamente se siete dei bei ragazzi, se siete ragazze non pubblicate foto, oppure ad esempio potete scriverci una mail, gaydei2@hotmail.it è l'indirizzo di posta elettronica su cui potete ovviamente dialogare con me attraverso questa mail, queste insomma lettere via etere, ecco, oppure c'è la chat di Gay Day 2. Questo è un altro strumento per conoscere nuova gente, andando sempre infatti sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogaydei2. Trovate un menu e c'è anche l'icona, la chat di Gay Day 2, ci cliccate sopra, entrate in questo mondo. Infatti io voglio già salutare Francesca e Irene che si sono collegate, sono agguerritissime. Tema di questa settimana sono i viaggi, perché abbiamo detto, lo dicevamo prima con Marco, giugno è il mese in cui ciascuno di noi programma le sue vacanze, se andare al mare, in montagna, ma soprattutto una persona omosessuale o friendly dove può andare? E io proprio per questo ho qui al mio fianco un ragazzo che vi dico, Bono non è di più, questo proprio per dirvi, per mettervi già nel clima, no, della puntata di Gay Day 2. Ma prima di introdurlo magari poi possiamo fargli una foto, così la postiamo, ecco, perché qua adesso poi chiediamo se singolo è impegnato, così già, perché vedo qua che gente già vuole provare. Ma prima di parlare dei viaggi gay ci ascoltiamo Play Hard, lui è Neo, ma soprattutto David Guetta, che fa un po' Ibiza, stile Ibiza, no? Un po' questo ritmo. Ricordatevi il numero per telefonarci, 011 814 0218. Siete delle arpie, appena sapete che c'è un bel ragazzo subito iniziate a scrivere sulla pagina Facebook. Ma perché, quando ci siamo io e Boncri non basta? Vabbè, insomma, www.facebook.com/radiogay2. Devo subito salutare Kelly Clarkson che ci fa un cuoricino, ma noi siamo sempre contentissimi di averti qui. E hanno anche pubblicato, commentato la foto di Boncri mentre era lì sulla spiaggia con questa espressione così soave, e hanno scritto probabilmente sta ancora, è reduce ancora dal pacià di Ibiza. Ha detto secondo me no, secondo me è già intronato di suo. E lui, pensate che mi ha risposto quando io ho pubblicato la foto, ha detto ma tu lo sai che io non sorrido. Vabbè, ma caspita, ma sai che devi essere ospite a Gay Day 2, fai quella faccia, ma per favore, va. Abbiamo detto che parliamo di viaggi, di vacanze, e finalmente anch'io voglio parlare di vacanze, perché è un periodo in cui sto studiando come un pazzo, proprio disgraziato totale, e per far questo abbiamo il nostro Luca. Buonasera Luca. Buonasera a tutti. Buonasera. Tu è la prima volta che vieni a Gay Day 2, quindi non sai bene come funziona, sei un po' agitato, ma stai tranquillo, perché insomma appena pubblicheremo la tua foto sicuramente. Sei fidanzato o single? Fidanzatissimo. Fidanzato, ovviamente. Una volta, vabbè, ok. Bene, ma senti, ma possiamo ascoltarci il jingle per presentare Luca? Anche se è fidanzato, oramai ce lo teniamo. Vabbè, sentiamoci la sigla, va. A volte una ragazza si sente un poco giù, se il mondo è un po' arruffato non ci pensare più. Rasa il pratino, rasa il pratino. Sei contento della sigla? Tu lo rasi il pratino, Luca? Ogni tanto, meno male. Quindi rasa il pratino. Ma sei fidanzato di quelli fedeli o fidanzato di fedelissimo? Sì, e ovviamente in radio non lo può dire. Bene, nome? Luca. Luca, età?
Devo proprio, 34. 34 portati però molto bene, diciamo, nei nostri ascoltatori. Orientamento sessuale? Omosessuale. Bene. Professione? Travel designer. Che sei tipo la Grace Adler, esatto, dei viaggi. No, mi definisco così, è un modo un po' più friendly di definire un agente di viaggio. Cioè, quindi mi reputo in grado di organizzare viaggi e vacanze di ogni tipo. Che con ogni tipo ci sarebbe una facile battuta da fare. Anche. Ma anche. Ah, benissimo, bene, allora poi rimaniamo in contatto. Segno zodiacale? Scorpione. Le tue pareti sono color caramello? No. No, ah, ok. Peccato. Manica. Favorevole o contrario al riconoscimento delle unioni omosessuali? Favorevole. All'adozione da parte di coppie omosessuali? Favorevole. All'adozione da parte di single? Favorevole. Dimmi un tuo pregio. La curiosità. E un tuo difetto? La troppa curiosità. Vuoi motivarla questa cosa? Che a volte essere troppo curiosi può essere rischioso. Lo so. Uno può scottarsi, no? Lo so. Attenzione a scottarsi, Dimmi una cosa gay. Tacco. Pacco. Tacco. Beh, pacco. Tacco. Io ho capito pacco, scusa. Anche tu, Marco, mi hai capito pacco. Vabbè, è così. Oggi siamo ormonati. E dimmi una cosa etero. Tetta. Ah, tetta. Mi sembra. Beh, ovviamente, certo. Salutami gay dei due a modo tuo. Ciao. Allora, no, dovete sapere questo. Noi ci siamo incontrati Salute. Mezz'ora prima e gli ho dato tutte le domande che gli avrei fatto. E lui mi fa: quando devo salutare gay dei due non dirò un ciao banale. Invece ha detto un ciao banale. Mi ero scordato di prepararla questa. Beh, però puoi dire qualcosa. Vuoi salutare il tuo fidanzato? Come si chiama? Mattia. Mattia, ci sta ascoltando, Mattia? Siede in vacanza. Dov'è in vacanza? In Grecia. Ah, vedi, bene, quindi non può venire sotto casa e uccidermi. Benissimo, perfetto. E noi ci ascoltiamo Flying the Flag, perché dovete immaginare che adesso noi siamo su un aereo, ci stiamo imbarcando. Attenzione alla valigia, non deve superare 10 kg, altrimenti pagate, come ho fatto io a Bari. Ci stiamo imbarcando e stiamo entrando praticamente verso nuovi lidi, verso nuovi orizzonti. Voi dove andate in vacanza? E questo è il sondaggio che vi abbiamo chiesto sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/radiogay2. Ricordate che potete anche chiamarci 011 814 0218. A tra poco con Luca e tutti i suoi viaggi. A te, Luca, è mai capitato di eccedere nel peso della valigia quando prendi una di quelle compagnie low cost? Tante volte, ma poi col tempo ci ho fatto l'abitudine. Ma ti sei vestito anche tu, il classico italiano che si veste multistrato? Sì, con borse nascoste. 40 gradi all'ombra e tu col piumino. A corrompere i vicini di coda per riuscire ad imbarcare. Ma lo sai che a me, adesso io l'ho già raccontata questa roba qua, però a me l'unica volta che è capitato è stato a Bari. Presi aerei per andare a Londra, per tutto. L'unica stronza di Bari che mi ha fatto pagare 52 euro perché la valigia pesava 11 kg e mezzo è stata una carissima inserviente della Ryanair. Sono sempre peggio. Sono sempre peggio. Bene, bene, bene. Allora, devo subito salutare le persone che ci hanno scritto sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogay2. Valeria che dice eccomi, e Gina che dice un saluto a Marco e Luca. Vedi, Gina, già l'occhio un po' astuto. Dovete sapere che durante, no, la canzone io ho fatto una foto a Luca e Luca mi ha chiesto se gli aveva reso giustizia. Il fatto che lui sia fidanzato e che faccia questa domanda, quindi sappiate che tutto è possibile nella vita, eh? Meno male, lui è poi molto curioso, quindi bene. Ricordo anche il Twitter, @mconsiglio2. Boncri non c'è per dire qualsiasi altra cosa. Non ho la password dell'altro, quindi scriveteli sopra, va bene? Perfetto. Allora, Luca, con te noi vogliamo un po' fare da travel designer, giusto? Giusto per usare un termine che hai detto tu, e organizzare un po' le vacanze ai nostri ascoltatori di Gay Day 2, a partire dalle mete più vicine, quindi anche forse un po' più economiche, a quelle invece oltreoceano, no? America, Canada e via dicendo. Io vorrei che tu ti mettessi nei panni di un ragazzino di 17-18 anni che c'ha un po' l'ormone così, che appena vede la foto di Luca Fiandino su Gay Day 2 dice oddio, adesso voglio andare a spaccare il culo ai passeri. E dove può andare in vacanza? Costui o costei? Certo, vale sempre per entrambi. Ma diciamo che ormai la situazione è un po' mutata, no? Nel corso degli ultimi anni. Chi ha qualche anno in più, magari anche in più di me, si ancora ricorda mete in Sicilia come Taormina, piuttosto che negli ultimi anni c'è stato un boom eccezionale in Toscana a Torre del Lago, cosa che invece sta avendo una scia un po' di decadimento negli ultimi anni.
ultimamente una meta molto appetibile in Italia, a basso costo e dalla bellezza decisamente interessante, è la Puglia. La Puglia, ah, con Gallipoli in particolare. Strano, perché il meridione solitamente si pensa un po' chiuso, non su determinati argomenti. Ma la Puglia, Nichi Vendola, la sanno lunga. La sanno lunga, soprattutto sanno che il turismo gay vale e quindi riescono a promuoversi anche sotto quel punto di vista. Bellissimo. Esatto, a Gallipoli appunto ci sono opportunità per tutte le tasche, c'è una ricca, una fittissima rete di bed and breakfast dove poter spendere poco. Abbiamo tra l'altro appunto delle ottime conoscenze anche nella zona. Non mi guardare subito così. No, ma io non ti guardo così. Dico delle ottime conoscenze. Ottime conoscenze nel senso nel che... Nel settore turistico, no? Quindi se io fossi un ragazzino di 17-18 anni, vedo la foto di Luca Fiandino sulla pagina Facebook, facebook.com/radiog2, posso però contattarti, ad esempio, perché tu mi faccia un preventivo, solo il preventivo, certo. Nient'altro. Ecco. Assolutamente, sì sì, come no, anche lì si possono trovare tutti i contatti sulla stessa pagina Gay dei Due, perché hai pubblicato, se non ricordo esatto, male qualcosa. E assolutamente si può trovare la soluzione più adatta ad ogni tasca. Per chi è un po' più all'avventura può anche decidere di fare il viaggio in auto, anche perché poi giù è quasi un peccato rimanere senza auto, quindi andrebbe noleggiata. Diciamo che chi se la può permettere si prende un aereo e magari si noleggia un'auto. Ci sono anche voli low cost, tra l'altro. Quindi ricordatevi 10 kg, bene, esatto. A Bari, soprattutto di fare il check-in. Di fare il check-in online, sempre. Lì un'altra mattina. Più o meno come fascia di prezzi, giusto per decidere, parliamo di agosto, perché solitamente andiamo tutti in vacanza ad agosto. Ad agosto un bed and breakfast standard può costare dal 60-70 euro a notte fino a 100-120, o anche, ovviamente poi si può salire in base al comfort che uno desidera. Ma ci sono spiagge gay dedicate, strutture? A Gallipoli ci sono numerosi locali, c'è una serata interessante, c'è una bella spiaggia, poi vabbè. Io dico comunque, se qualcuno va a Gallipoli perché vuole una vacanza gay ma poi non si fa un giro nel resto del Salento, Vabbè, magari c'aveva altre inclinazioni, scusami. Sì, però la stanza color caramello, un giretto. Va bene, ok, va bene, benissimo. E noi ci ascoltiamo This Boy's Bottom. Lui è William Belli. Guarda, che ridere, però scusami, non è dedicata a te, è il Giuseppe che fa la playlist. Quindi ascoltiamoci questa e poi a tra poco con Luca. Ricordatevi www.facebook.com/radiogaydei2. He's just a boy, but he's a bottom. Make him try to top, he'll cry. Never even satisfied. It says he's first upon his grinder. Oh, versatile, yeah, okay. Girl, you know you're super gay. Oh, ass up and pull those pants down. I heard at one time that he had a gown. Una volta devo ricordarmi che tra le domande, no, che facciamo agli ospiti dobbiamo inserire anche il ruolo di sessuale, no, di quelli, no, non che non te la, mai. No, ma noi non te la facciamo, stai tranquillo, anche perché mi ha appena scritto un certo Mattia, giusto così, proprio un messaggio privato, no, come dire, stai attento, ascolto dalla Grecia, ti amo Luca, un bacio, siete dei grandi, ma guarda, ma che smielato. Bene, ma noi lo salutiamo, anzi state tranquilli tutti quanti qui, non lo aggrediamo, non l'abbiamo ancora aggredito e non l'abbiamo ancora stuprato. Bene, allora continuiamo il nostro viaggio, continuiamo il nostro tour, anche perché tu devi sapere, forse tu questo non lo sai, che ogni ospite quando viene a Gay dei Due, oltre che togliersi la maglietta, ma così a te la lasciamo così, se proprio la vuoi fare, non ogni nostro ospite gioca a un giochino, ok? Però prima parliamo della meta, perché così tu già sei agitato, lo vedo. Prima parliamo della meta e poi giochi al gioco, ok? Va bene. Ok, allora, dove andiamo? Se invece abbiamo un budget un pochino più... dire pregno, ecco, di soldi, dove andiamo? Beh, andiamo in quelle che sono le mete gay internazionali, ecco, per antonomasia, dove c'è veramente da divertirsi, di nuovo sotto ogni punto di vista. Ah, ok, va bene.
E se me lo dice con sta faccia, va bene. E possiamo parlare di Spagna con Ibiza o Barcellona, o di Grecia, della mia amata Grecia, che io adoro, con in particolare Mykonos. Anche se non solo, anche nuove isole si stanno affacciando a questo tipo di turismo. Ad esempio a Santorini, per il primo anno, quest'estate, ci sarà un importante evento gay ad inizio settembre. Quindi successivamente al famoso Excel Party di Mykonos, ci sarà questo nuovo evento. Guarda, io non sono mai andato a Mykonos, ti devo dire la verità. Mi aspetto qualsiasi... Sono stato a Ibiza, però mi aspetto qualsiasi cosa, tipo luogo di perdizione, gente che va in giro in mutande. Una roba del genere, o una roba molto più easy? No, diciamo che è una giusta via di mezzo. Il turismo gay è una buona percentuale del turismo di Mykonos, ma non è esclusivamente gay. Sicuramente è una meta senza problemi sotto il punto di vista dell'accoglienza di quel tipo di cliente. Ci si diverte, ci si ubriaca, si fa qualsiasi cosa. Forse a differenza di Ibiza, è una meta più conoscibile personalmente, perché è più piccolina, tutto è più raccolto. Anche la vita gay è tutta molto più concentrata all'interno del paese, cioè si arriva in paese la sera, si dimentica di doversi spostare, a differenza di Ibiza, dove invece bene o male comunque le discoteche poi sono fuori. Quindi andare a Mykonos significa comunque andare in aereo, sicuramente è quello che conviene, no? Conviene prenotare il prima possibile, perché con le low cost fate il bagaglio 10 kg ovviamente, però le tariffe aumentano mano a mano che si avvicina la data, ovviamente. Quindi conviene andare in aereo. Lì si possono noleggiare magari macchine, motorini. Sì, motorino è l'ideale, Mykonos, anche perché è un'isola piccolissima, la strada più lunga va bene la nostra patente? Sì. Faccio proprio delle domande stupide. Sì, assolutamente, è sufficiente la patente dell'auto, anche perché ad esempio Mykonos, essendo piccola, avendo poche strade, essendo anche un po' tortuose le strade, non è consentito noleggiare scooter di grossa cilindrata, si può noleggiare solo lo scooter base 50-80 cc, forse, non sono esperto. E per pernottare lì consigli bed and breakfast, le cosiddette casette dei pescatori, che a me ogni volta dico, quando vai in Grecia devi andare alla casetta dei pescatori, che poi secondo me sono fatti in business e c'hai, insomma, le soluzioni lì a Mykonos sono veramente le più disparate e per ogni tipo di tasca. Cioè puoi andare dalla pensione, dalla piccola pensione greca all'appartamentino, ci sono questi studio che sono dei monolocali per 2-3 persone, e sono diciamo la base. Poi ci sono 1000 alberghi di varie fasce di prezzo. Citerei tra tutti il famoso Elysium, che è l'unico hotel effettivamente gay al 100% nell'isola. Esatto, dove ogni sera al tramonto ci sono degli eventi spettacolari, con un aperitivo e degli spettacoli di drag queen in una cornice, un quiver un po' la cornice, alternativo, tanto bello, il cacao adorabile, ma la cornice dell'Elysium è leggermente, ma che c'è diversa. Battaglia che t'ascolta, io te lo dico benissimo, una cornice diversa, no? Nulla a che vedere col quiver, che è una roba proprio a livelli stellari, però quindi una fascia di prezzo più o meno ad agosto per l'Elysium, la fascia di prezzo è decisamente alta, proprio perché essendo l'unico hotel effettivamente gay di tutta l'isola. Ma puoi andare solo se sei gay? No, loro si definiscono straight friendly. Ok, ho capito. Qui la fascia di prezzo è decisamente alta. Ad agosto penso che ci si possa girare sulle 200-300 euro a notte. Sai, ti ho fatto questa domanda perché la nostra puntata vuole anche un po' rispondere a tutte quelle critiche che ci sono state fatte durante questi mesi di Gay Day 2, in cui la vacanza gay, la meta gay era un po' un ghetto. Ne parliamo tra poco, prima ti faccio giocare, ma prima ancora ci sentiamo The Summer is Magic. Lei è Corona, ma mi fa ricordare quando io avevo 10 anni questa canzone e Marco ne aveva 52. Bene. The Summer is Magic. The Summer is Magic. Questa canzone la ballavo anch'io, però avevo 10 anni, la ballavo di fronte allo specchio nudo, devi sapere, Luca. Io avevo un po' più di anni, cioè. Sì, però tu ne hai un po' di più di me, ma solo per questo. Ma sai, il vino buono è quello invecchiato, capisci, Luca? Bella. Va bene, va bene, va bene. Allora, iniziamo invece a farti giocare. I nostri ascoltatori stasera non hanno capito che io sono da solo, non ho Bonkri, anche perché se ci fosse stato Bonkri sarebbe stato ancora peggio per te, sappilo. Questo devi ringraziare il fatto che lui sia Ibiza in questo momento. E il gioco che io ti voglio proporre lo possono anche possono interagire anche i nostri ascoltatori telefonando allo 011-814-0298. Quindi tu fungi da cavia. Poi chiunque ci voglia chiamare sa che poi verrà sottoposto a questo gioco. Okay. Allora, il gioco è veramente molto semplice. Cioè tu devi, in una frase di senso compiuto, inserire questi tre elementi che ti do. Okay. Ok.
Anche tempo per sé. Io chiedo in regia per favore di entrare nello studio di Chi vuole essere milionario e di metterci per favore la musica di Tensione Gay. Grazie. L'ho sempre sognato. L'hai sempre sognato. Mettiti le cuffie. Allora Luca, per una notte con me, che puoi vincere anche gratuitamente se vuoi. Gerry Scotti, boa di struzzo, scatoletta tonno pinne gialle. Hai 10 secondi per farmi una frase di senso compiuto. Aspetta, pensaci, perché è una notte con me, non è che stai vincendo una roba figa, dai importanza alla cosa. Non mi guardare così. Ci sei? Vai. Ho sognato Gerry Scotti con un boa di struzzo che mi offriva del tonno pinne gialle e mi diceva insuperabile. Mamma mia. Io mi farei prenotare una vacanza da te solo per questa roba qua, guarda. Senti, ma quali sono i tuoi contatti? Cioè, se uno vuole scriverti via Facebook può farlo? Ci sono, sono diversi. Diamone uno. Allora, sono... su Facebook forse la cosa più... Solo per i viaggi, eh? Su Facebook appunto ci sono sia la mia pagina personale, che è Luca Fiandino, che è la pagina di questo nuovo brand che stiamo, che in realtà è più un progetto in questa fase, che si chiama BeIt.travel. Sì. E si trova appunto anche la pagina su Facebook. Questo progetto vuole proprio mettere in atto una promozione delle vacanze gay sotto vari punti di vista, quindi sia per un discorso turistico dell'italiano che va in vacanza all'estero, ma anche come strumento di promozione del territorio italiano all'estero, perché con tutte le bellezze che ci sono nel nostro paese è un peccato non sfruttarle. Non sfruttiamo, no, ci mancherebbe. Senti, sai che in chat iniziano già a parlare di te, ad esempio Irene ti dà del bravissimo, perché sei riuscito proprio nel gioco, che era molto difficile, no? Infatti. E dice, Vergine, sei l'allero stray friendly, lo usavo io ai tempi in cui mia nonna ballava il minuetto in discoteca, quindi questo straight friendly non gli è piaciuta molto. Non l'ho definita io, è l'hotel che... Vabbè, si definisce. Non prenderla così subito come sul personale, stai tranquillo. Mi stai attaccano tranquillo. E io rispondo. Bene, intanto invece salutiamo Rosy Pizzettara. Chi è? È uno che viene in chat così, in arte. Uno? Nenad. Sì, è uno, Rosy Pizzettara, la cosiddetta amica Rosy Pizzettara. Va bene, ma sai, noi non abbiamo mica pregiudizi, ma ci mancherebbe, ma figurati. Bene, vuoi salutare il tuo fidanzato? Sì, no, un'altra volta. Salutiamolo. Ciao Mattia, ciao caro. E noi ci ascoltiamo, Sei nell'anima, la vuoi dedicare a lui? Sì, assolutamente, e poi è una canzone che inizia con un viaggio. Quindi. E quindi, ricordatevi le nostre coordinate, www.facebook.com/radioghedi2, 011 814 0218, e noi le dedichiamo questa canzone a tutti coloro che non hanno paura di viaggiare. Mi piace la zucchina, zucchina, ha, ha, mi sento birichina, birichina, ha, ha, mi piace la zucchina. Se ci fosse Boncri, se ci fosse Boncri, ma quanto mi manca quel ciccione, vabbè. Niente, siamo di nuovo con te Luca, vedi, guarda. Sempre qua, sei contento? Sì. Vuoi salutare il tuo fidanzato per caso? No, basta. Mi piace la zucchina, zucchina. Allora David ci scrive sulla nostra pagina Facebook, facebook.com/radiogaydei2. Ciao mitici, io ho visto dal vivo Gerry Scotti a Dei Money Drop e si è messo a ballare il tuca tuca con un boa. Comunque, buonasera. Vedi, per dirti che poi non era poi così distante da quello che hai pensato tu. Che brutta e poi, immagino. E poi da su Twitter, chiocciolina M consiglio 2, l'altra non esiste più. Pasquale mi scrive, io gli avevo chiesto dove andate in vacanza quest'estate, lui mi ha scritto, dico solo una parola, GAY, credo che si riferisca a Londra, quindi insomma il classico locale londinese, che è molto bello, devo dire la verità. Però adesso, prima di continuare i nostri viaggi oltreoceano, dove ci vuoi portare, noi andiamo, caro Luca, volevo un po' parlare con te dell'argomento ghetto, no? Perché, diciamoci la verità, ci sono molte persone, lo hanno scritto in passato sulla pagina dei Gay Day 2, adesso non so perché non si palesano, però ci sono tantissime persone che pensano che l'idea di creare una meta ad hoc per gli omosessuali sia
una voglia sia sintomo, ecco, di ghettizzarsi e di rimarcare una nostra diversità rispetto al mondo circostante. Tu come la pensi? Io non sono d'accordo con questa affermazione, per diversi motivi. È vero da una parte che il gay che vuole andare in vacanza cerca di andare in vacanza dove può trovare altri gay, quindi questo può essere un sinonimo di ghettizzazione, ma secondo me è ancora completamente diverso il discorso. Perché il gay va in luoghi dove sa di trovare altri gay, o lesbiche vanno a cercare posti dove sanno di trovare altre donne, perché? Perché almeno si possono creare dei contatti e delle nuove conoscenze senza scrupoli, senza avere il timore. Questo è il tipo di vacanza gay only, diciamo, quindi si va a frequentare i posti esclusivi. È anche vero che però, se uno fa due ragionamenti e pensa alle località gay tipiche italiane che sono state negli anni e fa un confronto con l'estero, sì, dove anche delle mete di cui abbiamo parlato prima, vedi Ibiza, vedi Mykonos, sono entrambe mete, sì, destinazioni gay e riconosciute mondialmente come destinazioni turistiche GLBT, ma sono, prima ancora, mete turistiche, punto, indipendentemente dall'avvenire di tutta il turismo GLBT. Quindi c'è un po' una differenza, mi dicevi, tra il gay only e il gay friendly, no? Sì. Me lo dicevi prima. Sì, tipo... questo è nel senso che il gay only è appunto, sono appunto tutte le destinazioni dove si sa di incontrare altre persone. Poi sappiamo quale può essere il fine anche spesso e volentieri, ma è normale. No, ma chi mai andrebbe a pensare a Gay Day 2 all'argomento sesso? Mi piace la zucchina, la zucchina. Noi non ci stiamo pensando, è Marco che fa aspettando Gay Day 2 e quindi parla di sesso. Io non capisco perché. Perché c'è la zucchina, la zucchina! Mannaggia che ce l'ho in regia. Bene. Sì, mi hai fatto perdere, ovviamente. No, mi dicevi. No, è stato Marco, non sono stato io. Mi fa pensare alla zucchina. Lo so, hai ragione anche tu. Vuoi salutare il tuo fidanzato per caso? No. Ciao, zucchina. Però mi dicevi gay only e gay friendly. Senti, ma l'idea di creare delle mete gay only non è un po' volersi distanziare dal resto? Per gay only non intendo mete frequentate esclusivamente da gay, attenzione, non sto dicendo questa cosa. Sto dicendo che comunque per creare una meta gay le mete gay dovrebbero essere anche in Italia destinazioni ricche di servizi, ricche di offerta turistica, mentre sì, invece tutte le cose di cui abbiamo parlato, a partire da Torre del Lago negli anni scorsi, sì, e poi adesso Gallipoli, sono sì mete che hanno un richiamo nazionale, ma non potranno mai avere un richiamo internazionale come magari hanno un Ibiza o un Mykonos, perché non hanno alle spalle tutta la struttura, certo, turistica, ricettiva, di servizi, tecnologica. Ricordiamo il famoso 3G che amici e amiche, è diventata la sua radio, va bene, dai, di amici e amiche, se andate a Gallipoli scordatevi Grindr. Vabbè, allora non ci andiamo, scusate, ma vabbè, insomma, si potrebbe... la zucchina, zucchina. La stavo solamente aspettando. Va bene, quindi allora Gallipoli io già la scarto. No, ne vale la pena. Ma quindi non prende né Grindr, neanche Bender, prende niente. Non credo, niente, proprio nulla. Va bene, intanto sulla nostra pagina Facebook Martina ci scrive: Boncri, mi manchi. A me non mi cagano proprio, vedi, quando non ci sono io nessuno gliene frega niente. Quando non c'è il ciccione sempre. Ma è più simpatico lui, Boncri? No, è solo, sai, è un po' più in sovrappeso e quindi, sai, la gente grassa fa sempre ridere, non lo so perché. Adesso mi uccidono qui, adesso credo che i nostri ascoltatori... No, ma guardate che guardate che prima pesavo anche tanto, devo dire la verità. Ma comunque, adesso ci ascoltiamo Paolo e Chiara, perché vorrei sapere da voi. Pensate anche voi che i luoghi gay only, gay friendly, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta sia un ghetto. Parliamone dopo, fatevi sentire sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogaydei2, divertiamoci. Devo dirvi una cosa, a me piacerebbe fare una puntata solo con Paola e Chiara. Marco, ricordatelo questo, che se riusciamo con RV1 ad averla in puntata sarebbe per me, guarda, il più grande regalo che potresti farmi, perché sono proprio stereotipato io, cioè mi piacciono moltissimo. Bene Luca, torniamo con te, ma prima di parlare di un'altra meta, gay friendly, gay only e sta ceppa, devo leggere i commenti delle persone sulla nostra pagina Facebook, www.facebook.com/radiogaydei2. Marco ci scrive: ma allora i rifugi sono ghetti degli amanti della montagna? Ma per piacere. Gina dice:
dice consiglio quando torna Boncri, e Vergine dice gay only, gay friendly, ma chi se ne frega, tanto di gay ne trovi ovunque. Marcolino, tu sei all'altezza, il Boncri dà un certo spessore al programma. Ma secondo me abbiamo qualcuno al telefono, vero? Che guarda, ha chiamato proprio adesso. Buonasera, chi sei? Hola Maricone! Ecco, stavi ascoltando la puntata? Assolutamente no. Meno male, perché guarda, secondo me quando ascolterai il podcast mi manderai a quel paese. Senti, a me piace ficcare, ficcare il naso dappertutto, ficcare per conoscere tutto. E Boncri, ragazzi, e Boncri da Ibiza. Buonasera Boncri. Buonasera consiglio, buonasera Fiandi. Buonasera. Ma tu lo sai che Luca Fiandino è proprio un bel ragazzo, ne parlavamo prima. È un figo. Ecco, lo sapevo. Il nostro Fiandino è un figo. Senti, ma allora raccontaci dove sei, cosa stai facendo. E soprattutto se hai un cocktail in mano. Ecco. No, in questo momento no. Sì, Sara, non rompere i coglioni, vattene. Sì, in questo momento sono sulla terrazza dell'albergo, che mi sto godendo il panorama. Karen Walker. Sì. Esatto. No, oggi ci siamo presi un po' di sole. Ti sei zitta, ti levi. Basta, Giuseppe. E c'ho solo la puttana a fianco. Basta, dai. A me piace ficcare, ficcare. Ma Giuseppe, ma perché? Senti, perché sei con una ragazza? Altro. Perché sei con una ragazza? Dovresti essere con un bel maschione. Ma sì, è quasi trans, non Senti, ma il nostro Ricciardi ha messo i nuovi jingle stasera. Sì, ma adesso poi ha avuto da ridire sulla scaletta, io te lo dico. Ma adesso parliamo di altro. Raccontaci, ma non mi importa. Raccontaci invece qual è stato il tuo viaggio, com'è andata, insomma, se sei già sconnesso su Grindr. Assolutamente, ecco. Però guarda, l'Ibiza è completamente diversa da Torino, no? È tutta Beh, grazie, ma bravo, ma Però una cosa c'è in comune con Torino. Sentiamo, il quiver? I finocchi se la sucano proprio come a Torino qua. Cioè, o sei Bono, e quindi, vabbè, qua, perché qua c'è una marmaglia di boni proprio all'infinire. Lo so. E infatti, allora, o ti viene a rifare gli occhi, oppure se sei un po' cesso come me, boh, è finita, cioè puoi solo guardare e basta. Senti, guardi e via. Dimmi un po' le serate in cui sei andato. Allora, vabbè, io sono qui da poco, però ieri sera abbiamo fatto l'apertura del The Space con le Café Olé. Sì. È una serata un po' gaia, molto carina, animazione d'altri livelli ovviamente, però stasera... Battaglia in ascolto, te lo ricordo. Vabbè, ma è una cosa completamente diversa dal quiver. Tra l'altro ho fatto un sogno interessante stanotte, sai? Che sogno hai fatto? Ho sognato che io ero a casa, ero appena tornato da un viaggio. Ecco. E a casa c'era Curti. Pensavo dei biscotti. E Curti mi faceva vedere un video del quiver e io mi emozionavo e piangevo. Sei con un cocktail in mano, vero? No, ancora no. Strano. Senti, dimmi cosa fate stasera, no? Perché mi ricordo, stasera dovrebbe esserci la Flower Power. Sì, però noi abbiamo optato per il privilegio. Insomma, l'unica festa era la festa più bella in cui potevate andare. Lo ricordo ai nostri ascoltatori, la Flower Power è la serata, è un po' anni 60-70 con questa animazione molto floreale, John Lennon, eccetera. Ecco, che a noi non ce ne fotte un cazzo. Vabbè, però è una serata molto bella perché tutti vanno vestiti proprio stile anni 60-70. Invece voi dove andate? Noi andiamo al Privilege, che stasera fanno la serata The Face. Perché costa meno, vero? E riprende vero? Un po' The Space. Costa meno, vero? Lo stesso vocalist. No, è gratis. Ah, ecco. L'avevamo... Visto che qua è tutto... Qui è tutto molto, molto caro. Dobbiamo un po' risparmiare, visto che siamo all'inizio della nostra vacanza. Lo so, abbiamo capito. Però domani faremo un bellissimo party. Sì. Nell'Ushuaia, che è un bellissimo albergo di Ibiza qui a due passi da noi, e fanno pool party. Cosa fanno? Pool party. Ah, non cool party. No, ci sarà anche qualche cool. Speriamo anche di pigliarne un paio. A me piace piccare. Va bene. Ma voglio sentire la voce anche di Ricciardi. Ma Ricciardi, sai che viene in regia. Prima ha parlato di... Basta. Ha parlato di stanze color caramello. Com'è il colore delle pareti della vostra stanza? Il color caramello? No, è color bianco. Allora, senti, caro Boncri, possiamo fare una cosa. Lasciamoci col gioco. No. Anche a Ibiza, dai, devi giocare anche a Ibiza. No, che palle. Va bene, dai, allora, il gioco è quello dei tre elementi che devi mettere in un'unica frase di senso compiuto, ok? Ok, dai. Ci sei? Dai, vai. Va bene, vai.
Allora passiamo. Tu adesso non sei più a Ibiza, sei con me e Luca. Che culo! Stavo così bene ad Ibiza, vabbè. Taci. Sei con me e Luca, e Luca senza maglietta, ok? Ok, allora va meglio. Ok. Allora, devi mettermi insieme questi tre elementi, caro Boncri, per vincere una serata di sesso sfrenato con Luca, ok? Ah, allora sì. Ecco. Maria De Filippi. Elena di Troia. Barba Gianni della Val Brembana. Vabbè, ma facile no, eh? Tanto non sai dire neanche Brembana. Allora, hai 10 secondi, ricordati che... Può capire, poi Matteo ti scrive, il fidanzato di Luca, ti scrive, sappi che sarai morto nel momento no, in cui... No, tranquillo, qui ti scherza Matteo. Sì. Mattia. Mattia, Matteo, vabbè, Mattia, chi se ne frega, tanto a noi non ci interessa di lui. Bene. Allora, c'era un Barbagianni del Menabrea, più o meno, che passeggiava insieme a Maria De Filippi quando incontrò una giovane ragazza e gli disse... Ma che Elena di Troia che sei? No? No, dai, okay. Hai perso solo perché vinto, Luca. No, hai perso solo vinto. Perché Luca continuava a dire: no, io la notte di sesso non la faccio manco se mi pagate 3.000 euro. Sappilo, Bonco. Mica ce l'hai d'oro, mo, piandi. Ce la tiriamo. Allora, facebook.com/radiochedidue, sai cosa ti scrivono? Il Boncri è bello dentro. E con questa io ti voglio lasciare. Ma vaffanculo, posso dirlo? Comunque voglio dire solo una cosa, eh. Dilla. Una cosa sola. Ho letto il sondaggio. La fantasia ti esce da tutti i pori, come sempre. Il sondaggio era dove andate in vacanza quest'estate. Dai, ragazzi. Ma che sondaggione! Va eh? Bene, dai, adesso puoi andare a divertirti. Scopa, bevi, fai tutto quello che riesci a fare perché tanto hai quella settimana di vacanza e poi devi continuare a essere qui a lavorare. Tutto. E poi finisce tutto, quindi goditela. Vabbè, ma senti, ma me l'hai già messa Boys e Bottom? Sì, l'abbiamo già messa. Giuseppe, possiamo lasciarci adesso o dobbiamo continuare qui? Anche perché qui spendiamo, è in radio per chiamarti Ibiza. Che me ne frega a me, spendete voi. Ciao Giuseppe. Dai, un bacione a tutti, hola maricone. Ciao. E noi ci ascoltiamo, sing la la la. Questa è Carolina Marchessa, tra poco www.facebook.com/radiochedidue perché intervistiamo Alex Palmieri. Scrivolo in chat su www.facebook.com/radiochedidue, Boncri è lesbica. Il che voglio dire, ce le ha già tutte, dai, almeno lasciatelo stare gay, poverino. Poi Vergine scrive, Boncri vai alla festa anni 60 che hai già il guardaroba pronto. Fantastico, Vergine non doveva essere a dormire, che anche lui, anche lei parte. Adesso magari se riusciamo la chiamiamo anche. Ma prima abbiamo in collegamento Alex Palmieri. Buonasera Alex. Ciao ragazzi, ciao Marco. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Gay Day. Tra l'altro sono simpaticissimi i tuoi ascoltatori. Sentivo cosa stavi dicendo che stavi leggendo insomma tutti i messaggi. Sono abbastanza simpatici. Lo so, sappi che Gay Day 2 non ha filtro. Devi sapere questo, caro Alex. Quindi qua si può dire qualsiasi cosa passi per la testa, è per questo ma che fanno sì, dai, parlare. Ci vuole un programma così, no? Infatti. Tutte queste censure. Allora, ascoltami, noi ti abbiamo intervistato anche grazie a www.starvoices.it, che è il sito che metterà ovviamente per iscritto questa nostra piccolissima chiacchierata insieme. Ok, va bene. Tra l'altro colgo l'occasione per salutarli perché loro... mi supportano sempre, tra l'altro lo staff di Star Voice è venuto anche a vedermi nella data del mio ultimo tour che ho fatto a Torino, quindi sono sempre molto carini con me, diciamo. La prossima volta però dicelo così vengo anch'io e ci conosciamo finalmente, va bene? Assolutamente, ma tanto so che tu verrai a vedermi al Gay Pride, no? Esatto, insomma, aspetta, non anticiparmi la domanda. No, allora. Va bene, scusa. Allora, ascolta, visto che tu, insomma, ti conoscono molti perché sei questo... una web star praticamente, possiamo dire così. Ma grazie, insomma, io non mi definisco, mi definiscono gli altri. Guarda, insomma, appena ho scritto partecipava Alex Palmieri, 1000 mi piace, te lo dico subito. Che rapporto hai? Che rapporto hai con la comunità LGBT? Ma assolutamente molto molto forte, nel senso che comunque io il mio debutto, ma anche la maggior parte del mio successo comunque ho ottenuto anche sul web e poi nei live, insomma, lo devo davvero a loro. Cioè, per assurdo è stato strano perché io ho incominciato soprattutto con il pubblico comunque GLBT, nel senso che poi dopo facendo anche un reality su Rai 2 sono arrivate tipo dopo, sai, il pubblico anche magari delle ragazzine, comunque per il genere che faccio, diciamo, sono molto attratte, no? Però diciamo che proprio l'inizio l'ho avuto proprio col pubblico GLBT, quindi a loro devo gran parte del mio successo. Senti, ma
quest'anno tu suonerai al Gay Pride di Milano, che si tiene il 29 giugno, tra parentesi ci sono anch'io, motivo in più per venire. Io veramente la sto facendo addosso, te lo dico sinceramente, non so se reggerò, spero di non svenire sul palco, diciamo, perché è davvero un evento molto grande, penso ci saranno, non so, 20.000-30.000 persone, sarà qualcosa di pazzesco, non ho mai affrontato un live così grande. Sarà un bellissimo banco di prova per te, sicuramente, no? Come, scusa? Sarà un bellissimo banco di prova per te, anche per salutare tutti i tuoi fan. Ma sì, no, ma assolutamente, ma anche tutti, diciamo, tra virgolette, i mass media, comunque su internet stanno scrivendo tutti, sono tutti molto contenti di questa cosa. Sono io l'unico agitatissimo, non so perché, però andrà bene. Andrà bene, ci sarò io lì sotto a sventolare la bandierina di RV1, sappi. Grande. Senti, cosa pensi del Gay Pride? Guarda, io penso sia comunque una giornata sicuramente molto importante per rivendicare comunque i diritti GLBT. Ti dico, personalmente, cioè per me sarà una cosa molto particolare, perché comunque per la prima volta non mi troverò davanti a un live promozionale, ma ci metterò proprio un pezzo anche del mio cuore, capito? Proprio mi sento molto tirato in causa, proprio perché comunque la maggior parte del mio pubblico è appunto pubblico gay, capisci? Quindi sono molto emozionato di poter, diciamo, esibirmi, ma per una causa molto più grossa, che non è semplicemente una promozione, ecco. Senti, da poco hai pubblicato questo tuo Masterbox del Remixing, se lo pronuncio bene, perché io so. Esattamente, okay. Perfetto. Cos'è questo tuo progetto? Ma guarda, è un piccolo EP di remix che ho fatto per l'estate. All'interno ci sono appunto tutti i successi di questi due anni, tipo Monster Boy, Popstar, che è il singolo che mi aveva fatto entrare su Rai 2 nel reality a cui ho partecipato, Touch Me, e una performance live di Boy Toy. Insomma, sono tutti singoli che ho portato in giro da due anni a questa parte, ecco. Ultima domanda, e poi ti faccio giocare al gioco, perché tu hai chiamato soprattutto per questo, ovviamente. Ok. Senti, hai qualche anteprima? C'è un nuovo album? Guarda, ho pubblicato proprio oggi questa immagine, nel senso che ieri sono andato in studio e ho provinato 5 brani nuovissimi che sono stati prodotti tra un ragazzo svedese che mi ha prodotto il mio singolo Popstar. È buono. E un ragazzo che lavora per la Universal in America, quindi sono proprio brani, tra l'altro, con influenze nuovissime, suoni nuovissimi, sono molto molto carini e insomma ci punto molto, e dovrei uscire per la fine anno, penso, proprio con un album, perché io adesso ho fatto tutti i singoli, quindi sarebbe proprio un progetto molto importante. Quindi ti possiamo seguire sulla tua pagina Facebook, diciamo. Ma assolutamente, se vi va di seguirmi, insomma, poi rimanere anche in contatto, potete trovarmi su Facebook all'indirizzo Alex Palmieri 2, scritto in lettere e non in numero. Va bene, adesso ti facciamo giocare, però, perché questa è la parte ludica, no, della tua intervista. Allora, tu non so se hai sentito prima, noi ti chiediamo di mettere questi tre elementi in una frase di senso compiuto, ok? Quindi mi devi dire una frase con questi tre elementi che adesso ti dico. Va bene. Adesso entriamo nello studio di Chi vuole essere milionario, che nel nostro caso è Chi vuole essere ferocio. Allora, puoi vincere una notte con me, se vuoi. Wow, cerco di rispondere assolutamente, allora, davvero, sono emozionatissimo. Senti, piano, perché non facciamo facile ironia. Tettamanzi, il cardinale, lo sai. Poi, Neo di Bruno Vespa e Pennello Cinghiale. Attento, perché ti vinci una notte con me. Allora, Tettamanzi, Neo di Bruno Vespa e Pennello Cinghiale. Come faccio a fare una frase compiuta con queste tre parole? Questo è il gioco, scusa, qua non è che pensavi di entrare in uno studio e fare la cosa facile. Qua c'è in premio una notte con me. Oh mamma, sto sudando in questo momento. Guarda che i nostri ospiti, che insomma non è, sono belli ma stupidi, sono riusciti a rispondere in 15 secondi. Se vuoi, abbiamo un clock. Sì, ti prego, perché in questo momento non mi viene in mente proprio una cosa troppo complicata per i miei due neuroni. Guarda, c'è un nostro ascoltatore vergine che ha la frase. Puoi fare il passaparola a lui, se vuoi, se ce la scrive in 30. Stefano, dammi una mano tu, perché io qui sono in difficoltà, sto sudando, quindi. Ok. Tettamanzi mette il fondotinta sul Neo di Bruno Vespa col pennello cinghiale. No, cioè ragazzi, ma voi siete davvero... L'ha vinta vergine la notte con me, te lo dico, Alex.
Ecco, vabbè, adesso... Vabbè, ma io cercherò di convincerti poi con il mio live, insomma. Sicuramente. E io non vedo l'ora di ascoltarti e invito tutti i nostri ascoltatori di Gay 2 a seguirti sia su Facebook, ma soprattutto di andare al Pride di Milano, perché innanzitutto è bello farsi il Pride e poi ci sei tu che canti, quindi anche grazie mille, grazie mille a voi, è stato davvero divertente. Ciao, buona serata. Buona serata anche a voi, ciao a tutti. E noi adesso ci ascoltiamo One Republic con Alesso. Allora, visto Luca che tutti mi chiedevano la tua foto, siamo riusciti a caricarla. Adesso sulla pagina Facebook, facebook.com/radiogay2, c'è la tua foto col flyer. Io non ho firmato nessuna liberatoria. Ah, vado. Mamma mia, che caspita. Va bene, dai, adesso bando le ciance, bando gli scherzi, continuiamo a viaggiare con te, perché dove ci porti? Andiamo a sognare ancora un po' di più, ecco, adesso. Ecco, dai, sogniamo. Qua parliamo di chi ha un budget decisamente più elevato, quindi chi ha più possibilità. E qua si inizia a parlare di cose decisamente di livello più alto. Tipo? Sempre più in voga di anno in anno, le crociere. Le crociere, le da crociere. Da qualcuno soprannominate frociere. Ecco, certo. Che però di anno in anno aumentano aumentano il loro giro d'affari, quindi aumentano le proposte, ci sono proposte diverse. Quest'anno, tra l'altro, ci sono delle crociere gay che toccano anche l'Italia. Ah, attenzione, sì? Da Venezia, esatto. I veneti sono molto belli, sono molto belli. È un esempio, ma poi senza andare nel Mar dei Caraibi, nel Mar Mediterraneo, le possibilità sono molteplici, dalla possibilità di avere una barca a vela per girare liberamente tra le isole greche, quindi in gruppetto, piuttosto che questi mega yacht di lusso con una decina di cabine in tutto, con tutto il personale di bordo, in cui vengono serviti tutti i pasti. Anche queste compagnie di navigazione si sono addentrate nel mercato gay, hanno organizzato fantastico. I programmi di lusso. Fantastico. Sì, infatti. Oppure. Ma scusa, quanto ci viene a costare sta roba? Si parla, diciamo che una crociera di una settimana può girarsi intorno ai 2000 euro o anche più. Quindi si parla di, di livelli superiori sicuramente, però anche quelle vacanze. Senti, ma il target delle crociere è un target forse un pochino più elevato come anni, come età? Dipende dal tipo di crociera, per queste crociere di lusso sicuramente sì, anche perché la possibilità di spesa ovviamente varia molto. Ci sono poi crociere decisamente più economiche, a dei prezzi abbordabili, dove un viaggio tutto incluso può costare intorno ai 100 euro al giorno, però in cui è veramente tutto incluso, parti e tutto quanto. Ovviamente dipende anche dal periodo in certo, cui uno vuole viaggiare. Certo. E quindi partenze proprio per tutto il Mediterraneo, oppure se uno volesse, ti faccio l'esempio, andare oltreoceano. Hai qualche proposta anche per oltreoceano? Sì, direi decisamente di sì. Gli Stati Uniti, Miami, Los Angeles. Welcome to Miami. Hanno dei quartieri gay che sono pazzeschi. Davvero? Vicino a Miami, tra l'altro, c'è una meta che non è assolutamente conosciuta in Italia, ma si chiama Fort Lauderdale. Sì. Ed è la meta, storicamente, è stato un primo presidio gay di tutti gli Stati Uniti, dove non a caso c'è la sede mondiale dell'associazione turistica gay, appunto mondiale. Wow, ma scusa, quindi qui invece è il volo, soprattutto secondo me, che alza il prezzo. Esatto, conviene prenotare sempre con molto anticipo per riuscire a trovare delle offerte convenienti. Però, oltre agli Stati Uniti, le altre mete da sogno che si stanno affacciando sempre di più, e scusami se ti ho interrotto, ma voglio citarle, perché sono mete assolutamente nuove. Una è l'Israele, che in molti già sanno, a parte la bellezza degli israeliani, che... Mamma mia, vabbè. E anche la bellezza dei posti. E poi... sconosciuto ai molti, il Sudafrica. Ah, il Sudafrica meta gay? Il Sudafrica è una delle poche nazioni al mondo che ha una campagna promozionale per il turismo LGBT istituzionale, quindi sponsorizzata e finanziata interamente dal governo, perché è un governo intelligente probabilmente che sa come promuovere il suo territorio. Caspita, la faccia di Nelson Mandela, che a cui noi auguriamo una facile guarigione. Allora, intanto Rosy Pizzettara scrive: piuttosto vado a New York o mi faccio una crociera sui navigli milanesi con 2000 euro. Beh, anche ragione, però tu sei uno studentello di periferia. C'è chi invece, un uomo magari in ascolto, ricordo che Boncri è sempre single, quindi se volete prendervi una persona che sicuramente è di molta compagnia e volete offrirgli una crociera, gaydei2@hotmail.it e potete candidarvi per diventare il prossimo fidanzato di Giuseppe Boncristiano, sappiatelo, il concorso è sempre aperto. Sai quante richieste abbiamo ricevuto, Luca? No.
Zero. Okay. So dirti che è molto molto ambito. Senti, visto che la crociera è per ricchi, loro si godono la bella vita, ed è il titolo della prossima canzone di DJ Antoine. A tra poco, perché parliamo con Matteo Winkler e con la Vergine d'Orecchie. Abbiamo pochissimo tempo e tantissime cose da fare. Innanzitutto dobbiamo salutare i nostri sponsor, i nostri partner. Innanzitutto salutiamo il Bar La Mia ogni venerdì al patio. Il sabato sera adesso c'è l'altra sponsor, a partire da questo sabato alle ore 19 in via Morgari 14, e infine il Quiver ogni domenica sera al Cacao. Ricordiamo sempre di andare a cliccare sul sito www.starvoices.it, e ovviamente salutiamo Rudy, Marco e il nostro amico Mauri del Garage Club. Ma adesso è arrivato il momento di metterci in contatto con lei. Lei è la Vergine d'Orecchie, la chiamiamo perché lei sta in partenza, tra poche ore prende un aereo, vero? Buonasera. Ciao Pisellino. Ciao. Allora, dove ecco vai? Qua. Io vado a Cagliari, oh. Mi faccio una bella vacanzona a Cagliari, in Sardegna, per la mia volta. Vai per villeggiatura, vai per lavoro? Vado un po' per tutto, insomma, vado a vedere innanzitutto degli spettacoli teatrali di questo gruppo molto gay friendly che si chiama Ferai Teatro, che scrivono spettacoli appunto a tematica gay, e poi vado per vedere il mio primo Pride a Cagliari appunto. No, ho già parlato tempo fa. Certo, certo che me lo ricordo che avevi detto che dovevi andare a vedere il Pride. Senti, ascolta, ti faccio subito una domanda velocissima perché il tempo mi stringe. Credi che i luoghi gay friendly o gay only, quello che abbiamo detto, siano, alimentino lo stereotipo della diversità? Ma allora, un po' sì, un po' no, voglio dire, in ogni caso tutto quello che riguarda un po' tutto quello che deve essere per forza gay diventa poi una specie di quasi ghettizzazione. Ma il tutto sta nel modo in cui si vive, secondo me, la cosa, perché un locale gay o piuttosto una meta gay potrebbe essere anche casa al Pusterlengo, ma chi se ne frega, perché tanto dove c'è un gay c'è casa. È vero, è vero. Ecco, quindi è sì una ghettizzazione nel momento stesso in cui la si fa diventare così. Però dall'altra parte poi può essere qualunque posto. Allora, anche casa mia è una meta gay friendly. Ah, oh, sì, infatti io aspetto solo che mi inviti per fare la pizza citando uno dei tuoi video. Ascoltami, certo. Mentre ricordiamo a tutti quanti di aggiungere la pagina Facebook Il Giardino della Vergine d'Orecchie, cliccate mi piace, vedete tutti i suoi video, fa scompisciare sto ragazzo. Vuoi giocare al nostro gioco velocissimamente? 30 secondi? Va bene, dai. Dai. Allora, base gay di chi vuole essere frocio? Capezzone, paparazzi di Lady Gaga e pompa di benzina. Allora, cara Vergine, puoi vincere una notte con Boncri. Io te lo ricordo che Boncri è molto ambito, tante richieste adesso, la mail qui non riesco più a leggere tutte le foto che ci avete inviato. Ok, e puoi ripetere per cortesemente tutti gli Sì, è vero che tu hai una certa età. Capezzone, paparazzi di Lady Gaga e pompa di benzina. Capezzone, scusetta, paparazzi di Lady Gaga alla pompa di benzina. Bravo! Guarda che c'è Luca che ti ha applaudito, e dico solo questo, sei riuscito a far applaudire Luca. Vabbè. Ti ringrazio signor Luca. Prego. Noi ti auguriamo un buonissimo viaggio e soprattutto fai tante foto perché noi le posteremo sulla pagina Facebook facebook.com/radiogedi2. E poi qua bolle in pentola qualcosa, ma non lo voglio dire subito. Ciao, buon viaggio. Va bene, ciao. Ciao. E noi ci ascoltiamo Stars dei Typical. A tra poco con Matteo Winkler. Sentiamo il nostro avvocato dalla voce sexy che per 2-3 puntate è stato assente, ma adesso invece l'abbiamo ricarpito noi. E poi ancora con Luca, ancora a parlare di viaggi, dai, ancora gli ultimi 10 minuti della nostra puntata, state in nostra compagnia. Vi ricordo www.facebook.com/radiogedi2 0118140218, e volevo fare le mie congratulazioni a Mariella Vitale ogni mattina, Caffè Break alle 10:30 su Rev 1, perché è fantastica, io me l'ascolto tutte le mattine e mi fa veramente tanto sorridere. Pensavate che avremmo avuto come ospite Matteo Winkler, non c'è, non risponde al telefono, probabilmente, non lo so, era troppo intento ad ascoltare la radio, non sente, mannaggia. Allora, lo sai che la tua foto, caro Luca, è già stata visualizzata da 183 persone?
voglio solo dire questo, 133 persone che insomma hanno cliccato, hanno visto, visionato la tua foto, ma visto che la richiesta per te è molto alta, forse è il caso di ricordare la tua pagina Facebook b-it.travel. Se non avete capito bene se trattini e punti, è meglio che cliccate facebook.com/beattravel, B come verbo essere, no? Ok, perfetto. E lì potete entrare in contatto con Luca, comunicare con lui, vi farà insomma un planning. Si può dire planning di viaggio? Sì. Sì, una roba del genere, sì. Ecco, fa questa roba qua, insomma, un planning del viaggio, fa anche dei preventivi. Suppongo che tu ti occupi proprio di tutto, esatto. Cioè dall'A alla Z, come compri tu il volo, eccetera. È proprio una roba. Posso soddisfare ogni necessità. Va bene. Adesso ci stai giocando sopra, caro. Non riescono così, giuro. Anche perché sotto la tua foto Irene scrive: ma dov'è il color caramello? Vedi Marco, che il color caramello ha suscitato tantissime, mi piace. Bene, 22:25, ovviamente questa è Gay Day 2, noi stiamo parlando di viaggi. Abbiamo un'ultima meta, giusto così, se vogliamo andare da qualche parte, che magari non è proprio gay friendly, perché ai nostri ascoltatori ci sono anche persone che non sono omosessuali, e tanti ascoltatori di RV1. Ma in realtà abbiamo parlato tanto di mare, ma ci sono anche tante città che sono accoglienti. Tipo? Non lontano abbiamo Barcellona, in primis. Bellissimo. Che è un paradiso, a mio parere. Abbiamo Parigi, abbiamo Londra. Sono tutte città notevolmente avanti, anche proprio dal punto turistico, dove poter trovare attività di ogni tipo per le proprie giornate. Quindi dalle visite culturali a cose più recreative. Certo. A cosa ancora più recreative. Abbiamo capito, Luca, abbiamo capito che adesso ti abbiamo influenzato sta roba. Senti, ma poi adesso, tra parentesi, di andare in queste mete è molto più conveniente con questi voli low cost di cui parlavamo prima, che però a me hanno salvato tante volte la vita, perché comunque adesso per spostarsi a Barcellona, andare a Milano, da Milano a Parigi, a Londra, Düsseldorf, tutti questi posti qua, e costa anche poco, a volte trovi biglietti a 30-35 euro infatti, andata e ritorno. E in più l'estate è bassa stagione per le città europee, quindi i prezzi scendono anche sotto il punto di vista alberghiero, ad esempio, per dormire costa sicuramente meno che non durante sicuramente il... Io voglio ricordare ai nostri ascoltatori che l'anno scorso, l'avevo detto durante Gay 2, ho fatto questa vacanza molto gay friendly a Londra, ne parlavamo prima, e insomma Londra è una città che ti offre veramente tantissimi spunti e tantissime attività. Coniuga la città d'arte con il divertimento, come dicevi tu, insomma, e le cose più ludiche. Va bene? Senti, noi ti ringraziamo per essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo che insomma, quando vuoi venire qui, anche solo così, proprio di figura, puoi venire. E, insomma, vuoi dire qualcosa? Vuoi salutare il tuo fidanzato per caso? Che tanto per cambiare. Ciao. Matti. Bene, che sei molto contento di fidanzare, di salutare il tuo fidanzato? Sì. Sì, bene, benissimo. Lui dov'è? In Grecia dove? In Grecia, nel Peloponneso. Che figo. Sì, un bel posto, un gran bel posto. Io ho girato parecchio la Grecia per i miei vecchi lavori, sì. E la conosco e la adoro. Infatti mi reputo uno specialista sulla Grecia, e lui è in un posto favoloso. Benissimo, e noi adesso Matteo, giusto? Mattia, non riesco a entrarmi questo nome, mannaggia. Mattia si fa per scherzare, sappiatelo tutti quanti, che noi invece vogliamo bene a Luca, ma è solamente un amore platonico. Va bene? Ok. Allora, intanto vi devo ridare la risposta, leggere le vostre risposte al sondaggio della settimana. Dove andrete in vacanza quest'estate? Allora, Gina, solito, lontano dall'ufficio, una settimana in Liguria dai miei, uno col mio compagno, 2 giorni in Sardegna, vabbè, vado per un concorso ma è soprattutto vacanza. Vergile dice che ovviamente io vado a Cagliari sia per il Sardegna Pride 2013, a cui noi facciamo un grande in bocca al lupo, che per vedere gli spettacoli del Ferrai Teatro, adoro. Francesca dice a Chivasso. Una nuova meta gay. Ecco, infatti. Pasquale dice: dico solo G e Y. Marco: magari andassi in vacanza, mi sa che devo restare qui. Almeno vado a caccia di un moroso. Qui Marco ce l'hai, questa roba del moroso. Martina: Firenze, tutta la vita. Valeria: per la prima volta vado a Nizza.
Ci andrò anch'io a Nizza, lo sai Luca, poi magari mi fai un planning di dove posso andare. Irene invece ci scrive, Alessio vengo anch'io, non sappiamo dove, ah, se tu va bene a Londra, vedi Irene vuole venire con te, e invece Leonardo dice Sardegna e Madrid. Insomma, dovunque voi andiate l'importante è che vi divertiate, stacchiate la spina e vi ricordiate sempre che essere se stessi è la prima cosa, ma veramente dovunque, chi se ne frega dei ghetti, chi se ne frega di quello che pensate, l'importante è poter vivere una vacanza tranquilla. Io vi saluto Marco, saluto Luca, ovviamente ringrazio RV1 per l'ospitalità, ma soprattutto ricordo il nostro appuntamento martedì prossimo dalle 21 alle 22:30, perché si parlerà di una cosa molto molto interessante. Fatemi in bocca al lupo, perché giovedì ho la seconda prova dell'esame di Stato, quindi vi voglio tutti con le dita incrociate. Vi voglio bene, ciao.